qua è stato uno dei tuoi ospiti al matrimonio. Sì, è venuta anche lei, carinissima, ma per tanti anni l'abbiamo conosciuta come la signora della domenica, perché lei ha condotto per ben 9 edizioni Domenica In. Lei è attrice, opinionista, conduttrice, e viene stasera proprio per parlarci del suo futuro. Sì, per suoi, perché sicuramente non starà mai ferma. La straordinaria Mara Venier. Benvenuta. Grazie. Mara Venier. Grazie. Grazie. Guarda che bella. Grazie. Sono felice che tu sia qui, felice. Sì, e noi siamo felici di averti felice. Con noi. Evviva. Meno mai male. Come stasera sono stata felice, e tu lo sai. Vai, accomodati qui. Grazie Mara Venier. Grazie a tutti. Abbiamo messo Viva la Rai, Sigla di Domenica In. Sì, no, questa era una sigla di un programma, cantava Renato Zero. Come no, quello era un fantastico di tantissimi. Viva la Rai, che bei, tantissimi bei tempi, fa. Sì. Ma sai che si dice, no, di un tuo ritorno? Che si dice? Di un tuo ritorno in Rai, ma non ne parliamo stasera. Perché ma va. Non ne parliamo. La gente mormora, la gente mormora. Sì. E che dicono? No, dicono che torneresti in Rai la prossima stagione a fare Domenica In, addirittura alcuni no. dicono. Sì, io ho letto queste cose, però sai, non so. Ma dove l'hai letto? Però mi hanno detto non glielo chiedere, allora io non te lo chiedo. Ma dove l'hai letto? No, eh? Dove l'ho letto? Dove l'hai letto? E non mi aspettavo questa domanda, perché me lo sono inventato. No. Si saprà tutto il 27 giorno della presentazione dei palinsesti Rai. Ah, perché il 27 c'è la presentazione dei palinsesti. Sì, non lo sai? No, non lo so, però adesso me lo dici. Ma tu lavori Rai, no? Tu come fai a saperlo? E non t'hanno avvisato. Perché tu lo sai? Quindi vuol dire che ci vai. Ah già, è vero. Guarda, l'unica cosa che ti posso dire è che ci sarò. Ci sarai. Sì, perché sai, io bazzico Milano molto. Senti, che cos'è quella ragosta che hai sulla maglietta? Scusa, È una ragosta? Non lo so. Ma scusa, tu no. guardi la ragosta? No, guardavo... Cioè vorrei... Guardavo le chele che secondo me non si stanno comportando bene. No, no, questa qua Luciana se l'è scritta, e secondo me Lucianina... Le chele stanno... Luciannina su sta roba della ragosta ti farà un mazzo così. Ma hai due chele che insomma fanno... È una ragosta, sì, è vero. Sai... Eravamo già le chele, torniamo indietro, quello è il gambero. Allora. Sai che sei sorprendente? Quando... Perché? Perché io da te non mi aspetto che tu guardi le chele. Ma va che tu sei abituata a Richard Burton, che ho letto una roba pazzesca. Richard Burton? Che ti guardava e non guardava, diciamo, negli occhi. Ma tanti anni fa. Vabbè, però vabbè. Non avevo queste chele qua, perché ero magra. Ma lui sapeva che... Che vuol dire di magra? Non avevo chele. Avevo 17 anni, eravamo alla Risbara a Venezia. C'era anche Elizabeth Taylor, bellissima. Cioè, questa è bella, cioè, capito? Ma... Mara Venier stava alla Risbara a Venezia. Già, se uno ci vuole entrare c'è la coda, non ti fanno entrare. Ero capitato per caso. C'era Richard Burton? Io avevo quello che poi è diventato mio marito, che mi ha detto vieni una cena, io vivevo a Mestre, case dei ferrovieri, per cui ero partita con un vestitino giallo di cotone, così molto estivo, era agosto, senza reggiseno, e avevo due chelette però, me lo potevo permettere questo vestitino così, e capitai, era come Cenerentola, capitai a cena, questa cena. E avete mangiato aragosta. E ho mangiato aragosta. Da cui poi la crescita. Va bene, allora... Lui bello, con degli occhi. Con degli occhi. E ti guardava. Con degli occhi pazzeschi. Tu te lo ricordi ancora? Eccolo lì, guarda, io ricordo gli occhi di quest'uomo. Che... Perché erano degli occhi magnetici. Fa vedere i tuoi? No, io sono miope. Anche tu però c'hai Ma tu non sei miope però, No, io non vedo niente. Ah, ecco. Cioè, vedo poco, però vedi...
se mi devi far vedere qualcosa di bello, sì, ho portato gli occhiali. No, ma non serve, metti pure via, non serve, c'è, non c'è niente di bello da vedere. Fammi vedere. No, dai. Guarda lo sguardo di Richard Burton. Va bene, allora. Sai, senti, che tu sei stato il primo per me. Aspetta che questa è una notizia, perché adesso essere smemorato a questo punto è molto brutto. In che senso? Sei stato il primo. Non ti ricordi più? No, sai, tante cose capitano nella vita. Non ti voglio mettere in imbarazzo. No, ma non lo sono affatto, sono talmente ormai abituato a qualunque cosa. Sei stato il primo, c'ho il capello che mi viene davanti. Sei stato il primo. Ma è vero, ho capito. No, per un attimo. Gin, se tu conducevi un programma su Rai 3. È vero, è stata la prima volta che è venuta ospite in televisione. Esatto. Esatto. Io timidissima. Timidissima, mi dicevi, mi ricordo. Tu avevi fatto un film che si chiamava Caramelle dello sconosciuto. Sì, tipo. Tipo una cosa, come sì. Tipo? Sì, era quello, il film, non mi ricordo qual era il film. Vabbè, mi ricordo di te. E sei venuta lì, mi hai detto, la mia prima intervista. Ed ero chiedimi niente. Sì, poco. Non mi chiedere niente, perché ero incapace davvero. La telecamera mi metteva... Ero stata da Baudo un po' di anni prima a presentare sempre un film. Sempre Baudo prima di tutti, sempre. Guarda, non c'è niente da fare. La sera arriva Pippo, dopo arriva. Baudo è sempre prima. Al tuo esordio, in realtà, in TV è con Nanni Loi. Sì. Perché avevi fatto Candid Camera. Sì, Candid Camera. Ho fatto 3 anni di Candid Camera con Nanni Loi. E lì che facevi? Bellissimo ricordo. Perché tu lì volevi fare la suora, no? Guarda, lui mi fece fare... No, dico, tu facesti la suora? Sì, ma io da piccola, io non sembra, ma io ho fatto le elementari dalle Canossiane. Sì, l'ordine di Canossa, sì. E io ho vinto il premio di catechismo come la bambina più... Lì? Sì. Più devota, più pia, sì, però non andavi così vestita dalle Canossiane, invece, cioè, con questa foto alle mie spalle. Alla comunione? No, quella lì. Non la vedo. No. Quello non era, diciamo, la divisa della scuola. Quello era Candid Camera. Quello era Candid Camera con Nanni Loi. Ma in quel periodo lì della comunione, e vedi, quello era proprio dove andavo io a scuola, sì, dalle Canossiane, io volevo farmi suora. Stavo sempre... in chiesa, sempre al catechismo, vinsi il primo premio, mia madre non ci credette, sì, non mi portò alla premiazione, avevo la medaglia d'oro, andò il prete dopo una settimana, Don Gino, a dire, guardi che è vero, Maretta, mi chiamavano Maretta. Maretta ha vinto. Sì, è vinto, e lei non che tu avevi, insomma, chissà. L'unico premio nella mia vita, mia mamma non mi ha creduto, amore. Vabbè, e poi... È andata così. E poi ho... Invece no, poi vabbè, poi... Non sono diventata suora. Ma poi non sei diventata suora, no. Poi non sei diventata suora, per fortuna. No. Allora, no, nel senso... Perché per fortuna? È perché così ti abbiamo visto in televisione tanti anni. Ah, ecco, pensavo... Ma Don Gino era quello che non voleva che ti sposassi? Sì. Sempre lui, sì, nella, sì, tua vita? Perché tu sei diventata mamma, che eri giovanissima, e ti aveva detto non sposare. Un prete strano era Don Gino. Beh, un prete... Gagliardo, invece. Che conosceva la vita, insomma. Conosceva la vita, perché lui diceva a 17 anni sposarsi è troppo presto, io ero già incinta. Guardate, e lui disse... guardate com'era bella sin da allora, guardate Mara che bella. Mamma e lui disse no, perché tieniti il bambino, ma è inutile, certo, sposarsi così giovane. Senti, Mara è nata a Venezia, però tu hai paura di barche, navi, anche degli aerei. Sì. Mi sei arrivata a piedi, perché sono anni che... Perché è per quello che sono, è la prima volta che viene, perché... No, neanche a dire che è venuta trainata dai buoi, perché ha paura anche delle mucche. Sì, c'ho un po' paura, di tutto. Sì, ho delle fobie vere. Sentiti, ma quindi abiti anche a pian terreno, perché hai paura anche dell'altezza? No, pensa che a Roma abito invece al 7° piano. Pericolosissimo, eh? Ma non mi affaccio, non ho paura, non soffro di vertigini. Senti, ma proprio la paura di volare, no? Paura di volare tanto. Sai che ci racconta una leggenda, ovviamente infondata, di un signore che lavora per l'Italia, credo, che dice di avere dei... Cioè, che tu lo hai... Che proprio gli hai conficcato, cioè che gli hai fatto male, che gli hai conficcato le unghie nelle braccia, vero, che ha dei segni ancora... È vero. Eh? È vero. Cioè hai azzannato... Allora, era un volo... Ti ricordi quando facevo le mie prime domeniche? Io andavo, sì, a fare delle interviste in giro per il mondo, sì, andavo a Los Angeles. E io purtroppo soffro ancora meno, per fortuna, di attacchi di panico. Per cui in aereo ebbi un attacco di panico spaventoso.
E insomma, ebbi una brutta crisi, sì. Tant'è che loro non possono dare dei medicinali, ma prima dissero no, noi non possiamo dare nulla. Arrivata a Parigi, questi qui hanno pensato, ma poveri noi che dobbiamo arrivare a Los Angeles, tante ore di aereo, mi dettero una pasticca, dopo però che io mi ero aggrappata a questo qua, tiro fuori una pasticchetta e io dormii fino a Los Angeles. Ma non l'hai mai rivisto? Anni dopo, sì. Io incontro mio marito, Nicola. Sì, che saluto tanto. Anch'io, grazie. E? Uno dei primi viaggi in aereo, sì. E questo si avvicina, questo steward molto carino, come mi vede, dice: ah, l'Avenir, ah no, l'Avenir no, l'Avenir no. Mio marito non capiva perché l'Avenir, questa cosa pensava, no? Certo. Dice: questo qua, perché questo signore si comporta così? E allora lui disse: lei non si ricorda di me, quel volo 1996, Roma, Los Angeles? No. Ecco, si tira su, si slaccia la camicia, aveva tutte un le tatuaggio cicatrici, praticamente. C'ha delle cicatrici delle mie unghie. Insomma, chiedo scusa ancora adesso, però avere questi attacchi di panico non è bello. A te cose strane ne sono successe un sacco. Cioè, tu hai visto Tony Curtis in mutande? Sì, feci un'intervista a Los Angeles, forse andavo proprio a intervistare lui. Ma perché in mutande? Lui si presentò, eccolo lì, in mutande, con una giacca da smoky e con i guanti da driver, insomma, lui vi dava una macchina scoperta. Sì. Ed è stato un incontro bello, bellissimo, perché lui era un personaggio davvero umanamente speciale. Lui non voleva parlare di nulla, sì. Mara, dimmi. Ho capito, ma la cosa importante, questa cosa, non è quello che mi stai dicendo, è che lui era in mutande. Cioè, uno come fa a intervistare? Perché poi te la pigli con me che guardo le chele, però voglio dire... Scusa! Se uno... Beh, ma lui era Tony Curtis, per cui si poteva... Ma senti, aveva anche delle belle gambe, ti devo dire la verità. Poi Sharon Stone ti voleva rubare i vestiti? Le scarpe. Sì, anche i vestiti e anche i gioielli. Avevo dei gioielli... questo gioielli però, me li avevano prestati. Detta così è vacante. Come ti voleva rubare i gioielli? Beh sì, perché lei diceva che belle scarpe, che bel vestito, e anche aveva i gioielli. Ma i gioielli non erano miei, me li avevano prestati per fare l'intervista, per cui le scarpe gliele... non avevamo lo stesso numero, ma... Come non avevate lo stesso? Cioè, ti ha rubato delle scarpe? Lei c'ha un piede piccolo, lei. Io c'ho il 41. E quindi che ne fa delle scarpe? Le usa come fermalibri? Non gliele ho più date, ma io le ho tolte per dargliele perché era talmente bella. Scena violenta, gli hai tolto le scarpe, sì. Una cosa pazzesca. Anche il vestito, era un vestito nero di velluto, bellissimo. Poi il tuo vero però, non vero, so, una passione autentica, una stima, ma anche passione era Marcello Mastroianni. Sì. Che tu hai conosciuto. Sì. Beh, Marcello Mastroianni l'ho conosciuto, prima di tutto ho avuto l'onore di premiarlo quando presentavo i Telegatti con Corrado. Sì. Ma già che tu hai fatto anche quello. Sì, ho presentato due volte o tre volte i Telegatti. E li hai anche vinti? Sì. E vedi, allora perché hai detto solo la medaglietta della comunione? Anche i Telegatti hai vinto. Sì, però io fra il Telegatto e quella medaglia adesso... preferisco la medaglia. Ma dai, perché... su. Beh, no, va bene, i Telegatti va bene. Vabbè, quindi ma sai, io non è che mi sono mai presa troppo sul serio no, in questo lavoro, fortuna, Fabio. No, ma per fortuna, infatti ti adoriamo per ti adoriamo per quello. Senti, Mara, ma scusa, e quindi no, Marcello, io ero pazza di lui. Lui continuava a dirmi se avessi 20 anni di meno. Io dicevo, Marcello, ma se può fa pure adesso, cioè, non è che sto... Cioè, capito? Non così, è che... Così. Era talmente bello, talmente affascinante. E lui continuava a dire, se avevo 20 anni di meno. Allora, era veramente... No, mi ha insegnato una cosa, Marcello. Io ho imparato davvero qualcosa. Sì. Perché ricordati che i grandi sono le persone più umili. Io l'avevo già premiato i Telegatti, poi eravamo nello stesso albergo, per cui cenavamo insieme la sera, ecco perché dicevo, Marcello, può fare pure senza... perché continuava a dirmi questa cosa. Poi lo intervistai dopo poco, a casa della sua avvocato Giovanna Cau, e mentre facevo l'intervista si ruppe una macchina da presa, per cui io mortificatissima, i miei tecnici, no, bisogna andare, Mara, Cinecittà, dico vabbè, stiamo qua, dopo 3 ore non arrivavano, per un po' parlai con Marcello, era anche piacevole stare con lui, dopo un po' ero mortificata, per cui andai da lui che stava prendendosi un caffè con l'avvocato Cao e dice, guarda Marcello, sono davvero mortificata, ti prego, ti chiedo scusa, io erano passato un pomeriggio intero ad aspettare la macchina da presa
casa nuova e lui mi disse: cara Mara, noi siamo pagati per aspettare. Bello, poi una bella lezione frase di umiltà, una lezione di civiltà, ed è un ricordo indelebile nella mia vita. Senti Mara, noi abbiamo preparato delle immagini brevi di un, insomma, per salutarti. No, non nel senso che vai via, per salutarti. Ma rimango anche al tavolo? No, ma per salutare il fatto che sei arrivata qui da noi. Ah. E per, insomma, per farti così festa, come si diceva. Grazie, una volta. Padre. Allora, mandiamo queste immagini dedicate alla carriera di Mara Venier, che abbiamo messo insieme in una volta sola. Prego. Mara Venier. Grazie, le ruoti. Showgirl. Showgirl. La nostra. Ho già detto che non canterò e non ballerò, ma sono qui per fare la padrona di casa. Accendi la TV! Ciao. Ciao Massimo, grazie. No, aspetta, prima di guardarmi. Cascata di fiori, tutto per te. La trasmissione che mi ha dato davvero tantissimo ben 20 anni fa. No, era un film, era un filmato dedicato. Grazie. Alle tue edizioni di. Quante emozioni. Di domenica in 9. 9. 9. Qui se in teoria ce ne fosse un'altra sarebbe la decima, ma non te lo posso chiedere perché mi hanno detto di non chiedertelo sino al giorno del. Della presentazione dei palinsesti Rai che dai no che quando tu... è quando sono i palinsesti tu mi hai detto il 27 se lo sai io ti ho detto il 27 tu me l'hai detto tu adesso quindi veramente l'hai detto davanti a no, perché io non ho molta memoria no ma l'hai detto vero è che l'ha 20... detto ho detto il 27 detto. Sarebbe... e allora è il 27 e allora è il 27 il 27 sì. Vabbè sapremo tutto il 27 resisteremo comunque andrà... grazie per questo filmato tanti ricordi e poi è stata proprio la svolta della tua carriera sì proprio un programma che ti sì. ha portato fortuna molto sì. No? Eh sì, è il programma che amo di più in assoluto, che mi ha dato soprattutto l'affetto del pubblico. Senti, volevo dirti un'altra cosa adesso. Cioè, io prima io parlavo delle chele, vabbè, ma in realtà... Le chele stanno sempre qua. Le chele stanno sempre là, sì. Dio le benedica. Però sì. C'è stato... Hai visto che però nei filmati avevo delle chelette? Sì, però così sta diventando un dibattito da Piero Angela, cioè è una cosa che stiamo andando su un aspetto troppo tecnico. Cioè, io non so come mi sono queste tele. Guarda, poi al tavolo c'è Marzullo che è medico, glielo chiediamo. È medico Marzullo? Non dirlo con questo stupore che mi sembra, non è gentile. Ma veramente? Gentile. Guarda, questa è la tua carriera in una volta sola, guarda qua. Bella. Quante cose insieme. Ah, quello era un film, regia di Tognazzi. Sì, esatto. Ecco Corrado, io ho amato tanto Corrado, una persona così... Beh, insomma, tante cose belle, ma è capito di amare tanto. C'è stato un opinionista dell'Isola dei Famosi col quale è nata... Sì. Con te una forte simpatia. Hai detto, è proprio un affetto. Sì, vabbè, affetto adesso. Ma hai detto di lui, c'è qualcosa che ci unisce, qualcosa di karmico che è diverso dall'affetto. È non so spiegare cosa mi unisca a lui, sensazione che provo quando stiamo insieme. Avrei di lui potuto innamorarmi perdutamente perché oggi sono troppo grande, sistemata, c'è un feeling molto speciale. Vogliamo vedere queste immagini di questo... diciamo opinionista di questo signore, questo ragazzo, quest'uomo in questione. Guardiamolo un attimo. Sì. Mara, volevo dirti, guarda che da qui ho la prospettiva tipo Basic Instinct, te lo volevo, guarda, c'ho proprio l'altezza, quindi occhio. Guardi la zia tu?
Guarda che sto, ti imbarazzi. Ma ti imbarazzi di che? Posso essere tua mamma, amore. Vabbè, queste cose non le devi guardare. Siamo vicini di camerino, non sai cosa succede. Come il camerino? Io Daniele si è spogliato. Direi a scegliere la giacca dalla bellezza. Ha voluto provare questo tailleur. Daniele, vengo da te, ti do un bacio. È l'amore! Allora, Mara! È vero. Bel imbarazzo adesso, eh? No, no, io no. No, come no? Io lo ridico. Questo ragazzo... Mi si è sposato Lo so. Proprio due giorni fa, lo so che c'eri anche tu che speravi che qualcosa succedesse, che non è. Però adesso noi abbiamo la pubblicità e poi c'è una sorpresa che tu non ti puoi immaginare. Anzi, immaginati, secondo te viene o non viene Daniele dopo la pubblicità? Prova a dire, c'è o non c'è? Chissà chi lo sa. No, come chissà chi lo sa? Viene o non viene? E devi dirmi di sì, se no che teaser è? Secondo te arriva Daniele dopo la pubblicità? Secondo me no. Ma come no, Mara? Sì. Ma come no? Vabbè, mandate la pubblicità, ma come? Se te lo chiede perché, sì. Scusi. Allora, Mara Venier! Che caldo, ragazzi! Che caldo, perché sai che sta per arrivare. Ma veramente? Beh, hai visto Daniele Bossari? Guarda, è pazzesco. Ma è una carambata. Però hai cominciato dicendo, non mi puoi guardare. Com'è zia? Com'è che dice amore di zia? Amore della zia. Tra l'altro tu, amore della zia, com'è che dici? Amore della zia. Tu prima di J-Ax hai detto bella zia. Cioè, qua, il modo che adesso anche mio figlio mi saluta, ciao, bella zio, mi dice. Lo dicevo già allora, io, nelle mie prime domeniche in. Tu hai precorso i tempi, ma di decenni. Ho precorso tante cose, Fabio. Non le voglio sapere le altre. Invece, questa qua è pazzesca, perché bella zio, che si dice adesso, tu l'hai detto, bella zia. Assolutamente, dovrei chiedere i diritti. Ma non so a chi, perché a tutti, anche a mio figlio, mi saluta, bella zio. Dico, io sono papà, veramente, però... Tu sei papà? Sì, no, ma bella zio non vuol dire zio. Ah, che vuoi? È la canzone? No, 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 se uno... Mara, però dire? Mi meraviglio di te. Se amore, un ragazzo... Io sono una signora di una certa età, non posso sapere. Sei tu che sei molto rock. Mara, con quelle chele lì, l'età... sì. Allora, se arriva uno che ti dice... Bella zio? Bella zio che vuol dire? Ciao. Ah, così? Ciao. A me non me l'ha mai detto nessuno. Perché a me per strada mi dicono ciao zia, bella della zia. No, bella zio, secondo me, bella vabbè, zio. Comunque, ci hai provato con Bossari, diciamo la verità. No, non ci ho provato, potrebbe essere mio figlio. Vabbè, e questo l'hai detto e la prima volta. E poi adoro Filippo. Non sapevi che si mai. Sarebbero sposati? Beh, io come diceva Mastroianni, se ci avevo 20 anni di meno ci provavo. Daniele Bossari! Vieni, vieni, vieni vicino, ciao! Anche Filippo, però, amore mio! Ma quanto belli sono! Hai visto? Hai visto? Sì. Dai, facciamo così. Sì. Ciao. Scusa, Filippa, però... cioè... Non potevi pensarci prima, cioè... Due giorni dopo, scusa. Buonasera a tutti. Buonasera. Però scusa, ha detto che nessuno l'ha mai salutata in quel modo, fallo tu. Bella zia. No, bella zio! No, bella zio! Beh, però noi in realtà come ci chiamavamo nell'intimità? Amore, mi hai sempre chiamato, amore, adesso non fare amore, così. Amore. È la verità, ma lo sa anche sa. Filippa. Comunque eri sempre nudo nel camerino. Dai, Filippa! Sempre. No. Bene, è vero, era spesso sfogliato. Allora, io volevo dire al nostro pubblico che Mara, Daniele e Filippa saranno con noi al tavolo di Che Tempo Che Fa tutta la sera, quindi parleremo. Queste sono foto del matrimonio a cui c'era, qui era presente anche Mara... Avete saputo che sono sposati? Non so se avete letto. Che uscita. Wow! Come wow, Filippa? No, io devo rivivere, io non mi sono resa conto di niente. Ma il viaggio di nozze, lo fate o non lo fate? Sì, perché... sì. Ma quando? Mercoledì, sì. Quindi partiremo, sì. Pochi giorni. E bagno. Dove andate? Lo sa lei? Dobbiamo dirlo, sì. Che ne so, io Filippa, io non so. Vai, perché no? Andiamo in Marocco. In Marocco. E com'è andata la prima notte? Non gli è successo niente, perché erano troppo stanchi, l'ho già detto. Ma tu hai chiesto la prima notte? Cioè, Mara, ma scusa! Però,
Però è la prima cosa che ho chiesto. Erano 18 anni che facevamo le prove, capito? Erano 18 anni che facevamo. Però Fabio è sempre così, è la prima notte. Uno arriva di nozze, arriva talmente stanco. Sì, almeno... guarda che mi sono sposato anch'io, mi ricordo. E quindi? Tanto tempo no, ma è vero o no? È giusto o no? Eh? È giusto, no, anche per te? Hai ragione. Cioè, non hai fatto niente? Allora, adesso mandiamo... cosa c'è da fare? No, adesso dobbiamo salutarci. No, volevo mandare una cosa, perché... una copertina di Sorrisi... Abbiamo una copertina di... Che cos'era? Grand Hotel? Che giornale? Nel 93, lo dico a Daniele e a Filippa, quando Mara fece la prima Domenica In... uscì questa copertina del Grand Hotel, è nata una stella. Allora noi non sappiamo sino al 27 prossimo se Mara farà o non farà Domenica In, ma noi, come dire, che bello qua. Posso venire a settembre? Quando vuoi, ogni volta posso che vuoi. Posso tornare? Ogni volta che vuoi. Con le chele? Facciamo una cosa. Ti porto le chele. Facciamo un bacio. Anche noi. Grazie. Facciamo una cosa. Vi va? Tanto ci rivediamo dopo. Chiamiamo tutti insieme Luciana? Sì. Allora, la nostra regina, troviamo tutti un aggettivo, la nostra regina, la nostra principessina. La nostra piccola grande donna. La nostra fata. No, la nostra? Fata, fatina. Sì, vabbè. Poi... La nostra meraviglia. Eh? La nostra meraviglia. Mamma mia, quanto si è falsi nel mondo. Luciana Littizzetto! Luciana Littizzetto. Ho sentito. L'hai sentito? Ma guarda che è un maniaco lui, sembra. Ma sembra... non lo sapevo così. L'ho lasciato che era un bravo ragazzo. Fa finta. Guarda che cosa ho portato per Mara. Grazie. E questo è per la nostra Filippa. Oh, grazie. Perché si è sposata. Perché è ospite. Ci vediamo dopo. Vado. Ci vediamo dopo. Ti lascio. Attenzione, perché hanno le spine, non vorrei che le chele. Allora. Prego. A dopo. Prego, a dopo. Luciana. Luciana, non è da mangiare. Non è da mangiare. Vai, sai dove ce la infilo. Va bene. Bravo, Daniele. A dopo. Filippa, ci vediamo dopo, eh. Daniele, ci vediamo dopo. Grazie a dopo. Te.